Buongiorno a tutti. È bello vedere che stamattina siamo un bel numero e quindi vogliamo approfittarne per passare un bel momento di lode insieme. Come spesso facciamo, vi incoraggiamo a sentirvi liberi, sentirvi sciolti, rilassati. E stamattina in particolare voglio leggervi un salmo, che è il Salmo 146, che dice: «Io loderò il Signore finché vivrò, salmeggerò il mio Dio finché esisterò. Non confidate nei principi, né in alcun figlio d'uomo, che non può salvare. Il suo fiato se ne va, ed egli ritorna alla sua terra. In quel giorno periscono i suoi progetti. Beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe e la cui speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che mantiene la fedeltà in eterno, che rende giustizia agli oppressi e che dà cibo agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore apre gli occhi ai ciechi, il Signore rialza gli oppressi, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, sostenta l'orfano e la vedova, ma sconvolge la via degli empi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, il nostro Dio, regna per ogni età». L'incoraggiamento che vorrei darvi stamattina è quello di pensare di, oltre a rilassarvi, lasciare anche fuori dalla porta le vostre ansie, le vostre preoccupazioni, e soprattutto, per quello che vi ho letto questo salmo, ciò che ci sembra di aspettarci dalle persone che ci circondano. Perché non è sulle persone che dobbiamo fare affidamento. Perché è in Dio che dobbiamo confidare e non su chi ci circonda. E perché i nostri progetti, i progetti degli uomini e le persone intorno a noi, spesso non sono i progetti di Dio. E i progetti di Dio sono quelli che noi abbiamo scelto di seguire. E quindi stamattina, nel nostro momento di lode, voglio incoraggiarvi a pensare veramente di alzare lo sguardo al Signore e osservare ciò che Lui ha preparato per noi. Accende in me il suo amore e mi fa felice a pien. Lontano il dubbio si volò, ogni nuvola svanì, or tutto è luce nel mio cuore, perché il buio via fuggì. E dal sol che c'è nel mio cuore e riflette lo splendor del cielo, è Dio che accende in me il suo amore e mi fa felice a pien. Se un lode è Dio che accende in me questi cari
caldi raggi dà, gioioso e grato salga il cielo, sempre il canto del mio cuore, il bel sol che c'è nel mio cuore, e riflette lo splendore del cielo, è Dio che accende in me il suo amore, e mi fa felice a pieno, il bel sol che c'è nel mio cuore, e riflette lo splendore del cielo, che accende in me il suo amor e mi fa felice a del sole, l'hai messo nel mio cuore, ed ora il nostro cuore arde di amore per te, Padre. Hai perdonato i nostri peccati, e che cosa vorremmo di più da te? Ci hai arricchito, Signore, hai aperto i nostri occhi che una volta erano ciechi, e ci hai dato il vedere le ricchezze della tua grazia, non è oro né argento, perché niente ha un valore maggiore della tua grazia, Signore. Ci hai perdonati e ci hai elevati davanti al tuo trono e ci hai fatto sedere nel seggio del trono che è quello del tuo figlio Gesù, accanto a lui, ai tuoi piedi. Grazie, Signore. Vogliamo amarti sempre di più, ringraziarti e benedirti per tutto quello che hai fatto per noi. Apri i nostri cuori oggi, affinché possano accogliere la tua parola, che la tua parola possa portare tutto nel nostro cuore. Lasciamo davvero tutto davanti alla croce del Signore, cediamo tutto quello che è il noi, il singolo io davanti al Signore, e a quel punto arriverà e comincerà a regnare nella nostra vita. Per sempre regnerà la tua del mio Dio.
grazie per l'invito, grazie per questi momenti, grazie per che siamo qui, per poterti adorarti, lodarti, insieme a tutta questa persona di Dio. Perché anche per te le cose sono grandi, Signore, e noi siamo qui in confronto a tante cose. E ora che dobbiamo interpassare sarà più vicino di noi. Le nostre preoccupazioni, i nostri pensieri, le nostre cose che ci attraverso il nostro cuore, lasciarle fuori. Bisogna lasciarle fuori da ogni cosa. Ma non è facile. Non è facile che noi ci attraverso come uomo, come persone umane, rimane e continuare a lavorare. Ma Signore vogliamo di non confidare, Signore, perché sappiamo che tu ci puoi liberare, ci liberi da ogni problema, da ogni situazione, da ogni cosa che a volte è più grande di noi. E questa mattina diciamo grazie Padre, che è vero che la tua parola ci farà vivere. E che se non abbiamo la verità, la verità ci darà la vita a ogni cosa. Ti diciamo grazie Padre, grazie questa mattina, come è stato detto anche domenica scorsa, che non fratello per lì ha parlato di essere delle tentazioni che dal nostro cuore, le tentazioni che ci vengono. Ma Signore tu ci liberi, Signore. È una cosa meravigliosa quando non vedo che siamo tentati a fare cose sbagliate, tu intervieni, Signore. E diciamo Signore grazie, perché hai intervenuto la mia vita, hai intervenuto la vita dei miei fratelli, hai intervenuto la vita della tua chiesa, Signore. Grazie Padre, ogni cosa, giorno dopo giorno, non solo la domenica, ma solo quando la tua viaggio, il Signore grazie nei tuoi occhi. Signore, ti siede lì per la morte questa mattina, per sempre, in eterno. Amen. Amen. Thank you.
che mi viene in mente proprio quest'indine è proprio questo, che abbiamo detto prima che fare spazio e mettere noi stessi davanti al Signore vuol dire cedergli completamente la nostra vita. E non è solamente un senso di rinuncia, un senso di vabbè, lo faccio perché me lo chiede, no, cioè, c'è molto di più dietro, c'è veramente una potente promessa di Dio, veramente di un ritorno glorioso. Amen. E il riconoscimento di ognuno di noi che facciamo questo gesto, riconoscimento per nome, nel momento in cui tu decidi di vivere la tua vita secondo quello che è la strada del Signore, il fatto di voler mettere il tuo cuore a sua disposizione, fa sì che tu venga riconosciuto nel momento del ritorno di Cristo. Amen. E il tuo nome verrà veramente segnato sul libro, e nulla, niente, nessun male, niente che possa colpirti successivamente distoglierà mai o cancellerà mai quel nome o gli occhi del Signore da te. Amen. E a quel punto è proprio bello poter cantare veramente al Signore: allora né morte né mar sarà più, se fosse in questo Dio. Non più dolore, ma l'amore di Gesù, se fosse in questo dì. La nostra anima, quel dì, sospira quel dì, e per fede già vediamo quell'arrivo di Cristo. E pian pianino vediamo che il buio si ritira, tutto ciò che è veramente il potere di Satana si ritira, perché vediamo la gloria del Signore veramente arrivare nella terra, sulla terra. E già stamattina qua tocchiamo un pezzettino di gloria, quindi godiamoci di questa gloria, godiamo veramente la presenza del Signore. Thank you.
Dentro di me. Dentro di me, sì. Sapete che ve lo chiedo? Perché non è un fatto molto tempo fa, io ho fatto di 2 anni fa. Un giorno, in vicolo pieno, a casa di via, allora non ero ancora in via Giovanni. C'è un giorno tornato qui e gli altri di me. Perché ho detto questo? Perché in questo libro, la mia vita, e provava, aspettando il Santissimo Gesù. Che meraviglia, c'era un uomo grande qui. E una meraviglia, quando un uomo, una donna, è dentro il suo cuore al Signore, c'era un uomo molto grande. Amen. Di pace, di gioia, di amore. E tutto questo perché il Signore ce lo dà. E non possiamo dire di no. È verità, è verità. Thank you.
Ok, così si sente? Perfetto. Allora, grazie intanto per questa possibilità di essere qui oggi con parte della mia famiglia, c'è mia moglie Lidia e... Scusate, mi rimbomba un po'. Ok, mia moglie Lidia e mia figlia Erika insieme a due amiche, Live e Vittoria, che sono qua con noi. Poi la famiglia si completerebbe con un'altra figlia che in questo momento è all'estero, in America, per la scuola e quindi non è qui con noi. Quindi vi ringrazio per questa opportunità, è sempre bello poter condividere insieme questi momenti di lode e di adorazione al nostro Dio. E, quello su cui vorrei ragionare un pochettino con voi è un tema, diciamo un brano molto famoso, molto conosciuto, che però ultimamente ho rivisto in un'ottica, come dice un po' il titolo, del Dio, dal Dio personale, chiamiamolo così, al Dio del popolo. Noi è vero e siamo convinti di questo che il rapporto con Dio debba essere un rapporto personale. Sappiamo che ognuno di noi a un certo punto ha incontrato il Signore, ha dato la sua vita, no? Come spesso diciamo a Lui, e sappiamo che questo vale proprio perché è fatto personalmente. Però non possiamo negare che nella Bibbia, fin dall'Antico Testamento e poi nel Nuovo e poi in quello che noi viviamo, per esempio oggi, sia reale il fatto che ci dobbiamo riconoscere anche in un popolo di Dio. È vero che la scelta è personale, ma poi la viviamo e la condividiamo insieme ad altri, no? Non esiste dal punto di vista biblico il fatto di ritirarsi ed essere soli con Dio, se non in chiamate particolari, eccetera, eccetera. Ci sono ovviamente delle eccezioni, ma normalmente siamo chiamati a vivere come popolo, come famiglia, no? Il rapporto con Lui. E allora... sono andato a riprendere, ripeto, un brano molto famoso che troviamo in Esodo al capitolo 3. Vediamo se va. Ok. Esodo capitolo 3, leggeremo dal versetto 1 al versetto 20. Molto famoso, ripeto, come brano che si intitola nelle nostre Bibbie La chiamata di Mosè, no? Quindi leggiamo... Salteremo giusto un paio di versetti dall'11 al 13, che è dove Mosè chiede chi è questo Dio, no? Saltiamo quel pezzo lì perché non ci porterebbe fuori dal tema principale. Quindi iniziamo a leggere per inquadrare il momento, anche se è molto famoso, quindi credo che tutti noi lo abbiamo in mente. Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge oltre il deserto giunse alla montagna di Dio a Horeb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse: ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. E Dio disse: non ti avvicinare, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è un suolo sacro.
E poi aggiunse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. E il Signore disse: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese, in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele, nel quale dove sono i Cananei, gli Ittiti, gli Amorei, i Ferezzei, gli Ivvei, i Gebusei. Ed ecco, le grida dei figli di Israele sono giunte a me, e ho visto anche l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Ora dunque va, io ti mando dal Faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Versetto 14, Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele, l'io sono mi ha mandato da voi. Dio disse ancora a Mosè: dirai così ai figli di Israele, il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in eterno. Così sarò invocato di generazione in generazione. Va, raduna gli anziani di Israele e di loro: il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi è apparso, dicendo: certo, io vi ho visitati, ho visto quello che vi fanno in Egitto e ho detto: io vi farò uscire dall'Egitto, dove siete maltrattati, verso il paese dei Cananei, degli Ittiti, degli Amorei, dei Ferezzei, degli Ivvei e dei Gebusei, in un paese nel quale scorre il latte e il miele. Essi ubbidiranno alla tua voce, e tu con gli anziani di Israele andrai dal re d'Egitto e gli direte: il Signore, il Dio degli Ebrei, ci è venuto incontro, perciò lasciaci andare per 3 giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici al Signore nostro Dio. Io so che il re d'Egitto non vi concederà di andare se non forzato da una mano potente. Io stenderò la mia mano, colpirò l'Egitto con tutti i miracoli che io farò in mezzo ad esso e dopo questo vi lascerà andare. Ho fatto una piccola ricerca con la chiave biblica, adesso è facile con il computer. E ho notato che in questo brano, al versetto 7, per la prima volta nella Bibbia, Dio, rivolgendosi a delle persone, le definisce il suo popolo. Esatto, e dice, versetto 7, ho visto l'afflizione del mio popolo. Versetto 10, faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. E quindi quel Dio che fino adesso era associato, diciamo così, a delle persone, no? C'era Abramo, il Dio di Abramo, il Dio del figlio Isacco, il Dio del figlio Giacobbe, no? Era un Dio, chiamiamolo così, tra virgolette, familiare, no? Era un Dio che era sempre ricordato come il Dio di Abramo, che erano Abramo e Sara, quindi erano marito e moglie. Poi con Isacco c'erano Isacco, la moglie e i due figli, no? Giacobbe e Esaù. Poi Giacobbe, già la famiglia, diciamo così, si allarga. E più o meno si calcola che quando, dopo che sappiamo, no, Giuseppe era andato in Egitto, eccetera, e tutta la sua famiglia raggiunge l'Egitto, sono circa, dal calcolo che si fa, una 70 di persone. Dopo 400 anni in Egitto, quelle 70 persone si erano ingrandite e la Bibbia ci ricorda che erano circa 600.000 uomini, contando donne e bambini 2 milioni di persone. E per quello che Dio dice, quello è il mio popolo. E per la prima volta troviamo questa espressione. E allora mi piace provare a vedere in questo brano, in questo incontro che Dio ha con Mosè, 3 aspetti legati a questo fatto. Dio ha presente il suo popolo, Dio si presenta al suo popolo e Dio ha un piano per il suo popolo. E ovviamente possiamo fare queste realtà nostre, ovviamente lì lui si stava rivolgendo effettivamente al popolo di Israele, a Mosè che l'avrebbe liberato dall'Egitto, ma queste realtà, come vedremo, sono attuabili anche per noi oggi. E quindi cerchiamo di vedere questi 3 punti in questo brano che abbiamo letto, in cui si vede bene qual è il rapporto tra Dio e il popolo, qual è il rapporto che Dio vuole avere, perché abbiamo detto che Lui è il protagonista di questo brano
con il suo popolo. Quindi partiamo dal primo. Dio ha presente il suo popolo. E noi tante volte cerchiamo, cioè purtroppo per la natura con cui siamo fatti e per la limitazione che abbiamo, no, anche della nostra mente, associamo Dio un po' a come qualcuno di noi, lo umanizziamo e in un certo senso ci sembra impossibile che lui possa stare dietro a tutto. Quante volte ci sentiamo così impotenti, no? Abbiamo da seguire le cose al lavoro, a casa, in famiglia, in chiesa, tante cose per cui abbiamo, almeno io ho sto telefono che mi dice devi fare questo, poi devi fare quello, poi non mi sono ricordato di fare quella telefonata, eccetera, eccetera, e crediamo che di non avere abbastanza tempo, di non avere abbastanza forze, di non avere abbastanza capacità per poter seguire tutto, per poter, diciamo così, controllare tutto. E forse talvolta pensiamo che anche Dio sia così, che non ci possa seguire veramente fino dappertutto, che ci abbia dimenticato. Ricordiamo che quando Mosè vede questo pruno ardente, erano passati 40 anni in cui Mosè era nel deserto a fare il guardiano a un gregge che non era nemmeno suo, ma di suo suocero, e io credo che lui in quel momento si sentisse abbastanza fallito dei suoi sogni, di quello che lui avrebbe voluto fare. Vi ricordate che quando Mosè era giovane, 40 anni prima, aveva addirittura ucciso una persona per cercare di liberare il suo popolo, no? Quello era il suo intento, ma non c'era riuscito, anzi addirittura i suoi stessi, diciamo così, concittadini, i suoi stessi appartenenti al suo popolo l'avevano mandato via, avendo quasi paura di lui. E tutto era finito. E probabilmente quante volte lui, portando in giro questo gregge, avrà detto ma probabilmente Dio non ha veramente a cuore questo popolo. Quante volte ci sentiamo impotenti, quante volte ci sentiamo falliti, quante volte ci sentiamo senza troppe speranze per il futuro e soprattutto con la sensazione di essere soli, con un Dio lontano, con un Dio che non interviene. Ma qui, come abbiamo letto, Dio interviene in maniera molto evidente, no? C'è un pruno, un cespuglio che brucia senza consumarsi. E questa scena, no, che tanti hanno provato a immaginare, a dipingere, eccetera, eccetera, ovviamente noi non possiamo capire che cosa Mosè effettivamente ha visto in quel momento, ma io credo che la prima cosa che Dio voleva dire era proprio questo titolo. Guarda che io ho presente il popolo, anche se sono passati 40 anni, anche se ne sono passati 400 da quando erano andati in Egitto, io ho presente il popolo e conosco la vostra situazione. Non pensate che solo perché è un po' di tempo, tra virgolette, che non succede niente, che Dio possa, tra virgolette, dimenticarsi. Ci sono tantissimi verbi che troviamo nel versetto 7 e dice «Ho visto l'afflizione, ho udito il grido, conosco i suoi affanni, sono sceso per liberarlo, sono sceso per farlo salire». Dopo ripete di nuovo «Ho visto, conosco, so qual è la situazione». Il Signore interviene e il Dio che ha un popolo conosce le persone, conosce i dettagli delle nostre vite. E non è come noi, Lui sa esattamente quello di cui abbiamo bisogno, sa la nostra situazione, sa la nostra condizione, anche se a noi sembra impossibile, è così invece, Lui ci conosce. E c'è, per finire, un verbo che mi piace tantissimo, che c'è al versetto 16, dice «Io vi ho visitati». «Io vi ho visitati». E è bellissima questa espressione perché fa capire che è come se Dio venisse proprio a trovarci, no? Quando è che noi usiamo questo verbo? Quando riceviamo qualcuno, no? È venuto a visitarci, oppure andiamo a visitare un ammalato, cioè andiamo a stare con lui, andiamo a farci visita. Non è soltanto un Dio che conosce la situazione dall'alto, conosce la situazione perché è onnisciente, quindi sa tutti i problemi, che già è una cosa importante per noi, ma addirittura qua dice «Io vi ho
visitato. E questo verbo lo conoscevano bene gli israeliti già allora, perché in Genesi 21 c'era scritto: il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva annunciato. Da lì la nascita di Abramo, la nascita di questo popolo. E più avanti ci sono altre volte nella Bibbia troviamo questo termine. Il Signore visitò Anna nella nascita di Samuele, quando Ruth e Naomi erano a Moab, c'è scritto che tornarono indietro perché il Signore aveva visitato il suo popolo. E venendo al Nuovo Testamento, nella profezia di Zaccaria, proprio relativamente al Signore Gesù, dice: benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo. Quindi Dio è un Dio che ha presente noi. Non possiamo pensare che si sia distratto, non possiamo pensare che sia un po' come noi. Ha presente, ci tiene a noi, conosce la nostra situazione ed è pronto a metterci al suo servizio. Dio ha presente il suo popolo. Questo è il primo concetto. Il secondo, che è ancora importante, è che Dio si presenta al suo popolo. Qui c'è la famosa prima volta, versetto 14, quando Mosè gli chiede: ma quando mi chiederanno chi sono io, cosa risponderai? Cosa risponderò? E Dio gli dice: direi così, l'Io sono, tutto maiuscolo. Nelle nostre Bibbie, se abbiamo la riveduta, no? Da qua in poi, quando ci si riferisce al Signore in questo termine, è stato tradotto con Signore scritto tutto maiuscolo. Nella vecchia, cos'era, riveduta, forse c'era scritto l'Eterno. Quando nella Bibbia si trova questo termine qua, che è diverso da il Signore nel senso di Adonai, oppure il servo col suo Signore, eccetera, eccetera, questo, o anche da Dio, no? Che c'erano tanti dei e l'unico Dio, ma questo è proprio il nome proprio, diciamo così, di Dio. In questo tetragramma sta l'essenza della vita. E sappiamo che si traduce in un certo senso: io sono colui che sono. È un qualcosa che, di nuovo, un po' come la visione del pruno ardente che diceva io ci sono, capire chi è veramente Dio non ce la possiamo fare. Cioè, non possiamo arrivare dentro quell'essenza, perché non siamo fatti della sua natura. E ci sarà un giorno in cui, come abbiamo cantato, lo vedremo faccia a faccia e veramente capiremo il significato concreto di Yahweh. Ma dobbiamo per il momento, tra virgolette, come un po' ha fatto Mosè, fidarci che lui dice: io sono colui che sono. Sono questa realtà che non puoi confondere con nessun altro, che non puoi confondere con le persone a cui ti rivolgi, di cui hai fiducia. Ce lo ricordava, no? Anche all'inizio del culto, che noi ci possiamo appoggiare alle persone che abbiamo vicino a noi, ma non dobbiamo distogliere il nostro sguardo da Yahweh. È soltanto Lui che ci può veramente indicare e a cui ci possiamo appoggiare. È Lui il Dio nostro, è Lui il Dio del nostro popolo. Ed è interessante che, presentandosi dicendo io sono colui che sono, ricorda che quel Dio lì, quel Yahweh, è lo stesso Dio dei loro padri, dei vostri padri, dei nostri padri. Abbiamo detto che nel brano c'è scritto: l'Io sono è il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Cioè, sono sempre io, sembrerebbe dire, no? Vi ho scelti, vi ho presi per la mano e ho guidato la storia. Sono il Dio dei vostri padri, è un Dio che non cambia, è un Dio immutabile e che ci conosce, proprio perché conosce la nostra storia, sa da dove veniamo, ci conosce meglio di chiunque altro. E quindi è come se, guardando Mosè, in quel momento Dio gli dicesse: guarda che io sono il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Ma nello stesso brano, forziamo un attimino il testo, è come se lui stesse dicendo a Mosè: guarda che io sono anche il Dio della Chiesa, la promessa a Genova. Sono anche il Dio
di tutti quelli che si incontreranno nel mio nome, perché al versetto 16, 15 sempre, dice: tale è il mio nome in eterno e così sarò invocato di generazione in generazione. In un certo senso è come se Dio dicesse a Mosè: guarda che quel Yahweh che ti sta davanti adesso sarà lo stesso che fra 3000 anni verrà adorato in via Morin e dappertutto. Siamo ancora qui e sappiamo, ci sono alcuni versetti, Galati 3:29, ci ricorda che se siete in Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. Siamo quindi uniti a queste parole, a queste promesse, a questo, che, a questo invito e a questa sicurezza che il nostro Dio è quel Yahweh. E Romani 14 ci ricorderà, che ci ricorda che come è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Yahweh. Quindi quel Yahweh che era il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe è il Dio che si presenta a Mosè ed è il Dio che oggi continuiamo ad adorare. Quindi Dio ha presente chi siamo, ha presente il suo popolo, si presenta al suo popolo e ha un piano per il suo popolo. Ha un piano. Mosè, abbiamo detto, no, che ci aveva provato con quello che lui sapeva, con tutta la sua buona volontà, probabilmente anche con degli sforzi, ci aveva messo tutto il suo meglio, ma aveva sbagliato. Aveva sbagliato i tempi, 40 anni di anticipo, aveva sbagliato i modi. E quindi io credo che, anche se è un passo difficile, dobbiamo imparare a affidarci di Dio. Lui ha i suoi tempi, che a volte per noi sono difficili da accettare. Nel capitolo prima, al capitolo 2, versetto 23, c'è un versetto molto, molto significativo. Nel spiegare qual era la situazione del popolo di Israele in Egitto, c'è scritto: durante quel tempo che fu lungo, il re d'Egitto morì e i figli di Israele gemevano a causa della schiavitù e le grida che la schiavitù strappava loro salivano a Dio. A me ha colpito: durante quel tempo che fu lungo. A volte noi vorremmo che le cose succedessero subito, velocemente, e forse l'esperienza che tutti noi abbiamo vissuto 2 anni fa, l'anno scorso, no? In parte anche un po' quest'anno, in piccolissima parte, ci hanno fatto capire che cosa vuol dire un tempo lungo, che cosa vuol dire dover restare chiusi in casa per 8 ore. Nessuno ci aveva mai pensato e ci è sembrato infinito e sono stati 3 mesi forse. Ok, qui stiamo parlando di 40 anni o di 400 anni. Il tempo che fu lungo, e noi non siamo neanche riusciti a resistere 2 o 3 mesi, no? Si cercava di uscire lo stesso con qualche scusa. E io credo che a volte, appunto, abbiamo voglia, idea che il piano di Dio per noi, che siamo il suo popolo, si sviluppi subito, secondo i nostri tempi, secondo le nostre idee, i nostri momenti. Ma non è così. E dobbiamo fidarci che al tempo giusto Dio interverrà. E al versetto 8 c'è scritto: sono sceso per liberarlo. E al versetto 17 lo ripete di nuovo, dove dice: io vi ho visitati, io vi farò uscire. E perché è importante aspettare il piano di Dio? Perché probabilmente Mosè, in quello che aveva in mente lui all'epoca, uccidendo quell'egiziano, forse poteva pensare che il popolo, visto che erano in tanti, erano 2 milioni, avrebbero potuto fare un po' una guerra sociale, civile, ecco si dice, guerra civile contro gli egiziani per riuscire a sconfiggerli e a restare e a conquistare loro quel terreno. Probabilmente quella era l'idea che poteva avere Mosè in quel momento. Ma Dio aveva in mente un piano molto migliore. Dio a Mosè gli mette davanti una prospettiva fantastica.
non dice soltanto che finiranno le sofferenze, non dice soltanto che finirà l'oppressione, non dice soltanto che finirà la violenza, ma ha una promessa molto che va al di là. Versetto 8 dice: sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani, e non finisce qui il versetto. Non dice sono sceso per togliervi da questa schiavitù, ma dice e per farlo salire in quel paese, in un paese buono. La prima caratteristica è che sia buono. Quanta malvagità, quanta sofferenza, quanta cattiveria avevano vissuto. Se andate a leggere capitolo 1 e capitolo 2, quando il faraone capisce che i figli di Israele sono troppo grandi, iniziano ad essere un pericolo per lui, è molto malvagio, fa uccidere tutti i maschi che nascono, no? Sapete come viene salvato Mosè. E dopo, quando dice, guarda che vogliono uscire, dice, ah sì, allora adesso facciamo così, dovranno costruire le stesse costruzioni che fanno adesso, ma senza dare noi i mattoni, dovranno anche procurarsi loro i mattoni. Tanto che, appunto, se andate a leggere, ci sono i responsabili che vanno da Mosè e dicono, ma guarda che cosa hai fatto adesso, dobbiamo pure costruirci noi i mattoni. La malvagità che è intorno a noi, la malvagità che viviamo anche noi, verrà a un certo punto, sparirà. Perché il paese dove il Signore ha in mente di mandare il popolo è un paese buono. Buono, bontà contro la malvagità che stavano vivendo. Poi va avanti, dice un paese buono e spazioso. Di nuovo, lo spazio. Quanto per chi come me vive in un appartamento, di nuovo tornando a 2 anni fa, ha visto stretti i suoi spazi. Non poter uscire, non poter avere la libertà. L'abbiamo, ripeto, potuto vivere tutti in piccolissima parte, ma sappiamo quanti sono ancora sotto l'oppressione degli egiziani, tra virgolette. E lui dice, vi darò un paese spazioso, vi darò un paese dove ci sarà la libertà, in contrapposizione all'oppressione. Ovviamente un paese senza violenza, senza oppressione, dove saremo liberi, dove ci sarà spazio. Questo è quello che ha in mente Dio per il popolo, no? Vi libererò dall'Egitto per portarvi in un paese buono, in un paese spazioso, e c'è l'ultima cosa che tutti sappiamo, un paese dove scorre latte, miele. E ho messo i puntini perché io mi ricordo che avrò avuto forse 14-15 anni, ero a Pravernara, quei campi estivi che diversi di voi conoscono, e aveva commentato questo brano a Dino Genta di Asti, penso che anche lui sia conosciuto. Io non mi ricordo quasi, anzi niente, perché sono passati 35 anni, però una cosa me la ricordo, che lui ha detto, e mi ricordo, quindi ve la passo perché mi è rimasta in mente allora, dice, dicendo il latte e il miele, ovviamente non è che ci fossero i fiumi con il latte o con il miele che scorrevano, ma voleva dire, immaginate le cose più belle. Lui aveva detto, io avrei scritto così, dove scorre il latte, il miele e la Nutella, perché è una cosa che mi piace tanto e che l'avrebbe detto se ci fosse stata allora, no? Secondo lui. Adesso prendendo questo spunto, che però mi piace ricordare perché dobbiamo avere in mente il meglio, ok? Per loro il latte e il miele voleva dire il meglio, le più grandi benedizioni, anche lo stare proprio bene, e in contrapposizione alla sofferenza, all'angoscia, al pianto, alle grida che il popolo di Israele continuava a fare in Egitto. La bontà contro la malvagità, lo spazio rispetto all'oppressione, il latte e il miele e la Nutella rispetto alle sofferenze. Dio ha un piano per il suo popolo e questo piano ha delle difficoltà. Non pensiamo che sia tutto così facile. E Dio lo sa e glielo dice a Mosè. Non sarà tutto semplice. Io so, versetto 19, che il re d'Egitto non vi concederà di andare. Ci vorranno 10 lunghe piaghe per poter convincere il faraone a lasciare andare il popolo. C'è un nemico
C'era un nemico allora e c'è anche un nemico oggi. C'è un nemico che in tutti i modi cerca di opporsi al piano di libertà, di spazio, di latte e miele che ha il Signore per il suo popolo, per la sua Chiesa, per ognuno di noi. Ma questi ostacoli sappiamo che potranno essere vinti. Dice al versetto 20, io stenderò la mia mano, io, Yahweh, non Mosè, che aveva fatto dei danni stendendo la sua mano, ma Yahweh stenderà la sua mano e colpirò l'Egitto con tutti i miracoli che farò. E dopo questo vi lascerà andare. Dio non è cambiato. Dio è lo stesso che, come abbiamo detto, ha un popolo e noi ci possiamo riconoscere in questo popolo. Il popolo a cui Dio si è presentato, che Dio ha presente e di cui Dio ha un piano proprio per ognuno di noi. E sappiamo e possiamo leggere per completare Giovanni 14, versetto 1, quando Gesù ai suoi ha detto qual era il piano per loro e per noi. Dice, il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no io vi avrei detto che vado a prepararvi un luogo, quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi e del luogo dove io vado sapete anche la via. Prima abbiamo cantato dei canti che hanno ricordato il nostro essere popolo, abbiamo detto voci unite insieme per cantare che Lui è degno, cuore a cuore uniti nel tuo amore, che Lui è santo, con mille voci vorrei cantare a te. E io credo che questa mattina, anche nel pane e nel vino, che fra poco condivideremo, possiamo ricordare che Dio ha a cuore il nostro piano, il suo popolo, scusate, quindi noi, che Dio ancora oggi vuole conoscerci, vuole sapere, vuole aver presente la nostra situazione e ha presente la nostra situazione, che si vuole rivelare. Quel Yahweh che ha visto Mosè è lo stesso Yahweh che noi invochiamo ancora oggi. E ha un piano per noi, ha un piano che per la nostra Chiesa, per questa Chiesa, per tutte le realtà di Lui e per la Chiesa con la C maiuscola, che è il suo popolo attuale. Dobbiamo fidarci di Lui, che vuole svoltare il chiuso con il grande, lo spazio, il latte, il miele e la Nutella, ci aggiungiamo. Che il Signore possa farci vivere questa realtà di essere suo popolo e che possiamo quindi, appunto insieme nel pane e il vino, poter condividere questa realtà. Tutti noi siamo il suo popolo e lo stesso sacrificio è stato dato per ognuno di noi, quindi possiamo condividere il pane e il vino. Amen. Non so voi, ma a me leggere il popolo di Dio e pensare che ne faccio parte mi fa un certo effetto. E pensare che ne faccio parte perché
C'è chi si è sacrificato per me, lo rende ancora più speciale. Non è facile che qualcuno si sacrifichi per noi, e tanto più non è facile che qualcuno sacrifichi tutto se stesso per noi. Ci verrebbe difficile farlo anche noi per qualcun altro. Gesù l'ha fatto per noi, ha sacrificato se stesso, ha dato la vita per noi, ha dato la vita per noi perché ci ama così tanto che ne valeva la pena. E quindi vogliamo in questo momento ricordarci che abbiamo un Dio che ci ama così tanto, che ha sacrificato se stesso, e ricordiamo il suo corpo che è stato spezzato per noi. E ci ricordiamo anche del sangue che ci lava, che ci purifica e che ci alleggerisce, e che è quello che ci può far uscire da quella porta molto più leggeri questa mattina. Thank you.
possiamo cantare un inno bello che non cantiamo da tanto tempo, ed è anche un po' la risposta al fatto che il Signore ci ha chiamati un giorno, no? Un bello il dì che il mio Signore se per nome mi chiamò. Che mi hai chiamato, che finalmente ho capito, finalmente i miei occhi si sono aperti, finalmente, come dire, rimanere a bocca aperta nelle tue rivelazioni, nelle tue meraviglie. E io era proprio questo che cercavo, Signore. E quando poi ho preso coscienza di questa realtà, Signore, mi sono resa conto quanto tempo ti ho fatto aspettare, quanto tempo mi hai dovuto corteggiare prima che le mie ginocchia si potessero piegare. E dirti grazie, Signore. Sei così bello. Ed è così bello come ho potuto. Signore, grazie infinito per il tuo perdono, per la tua salvezza, per tutto quello che hai fatto per me, per me.
Nel nome di Gesù ti ringrazio. Amen. Domenica scorsa, cioè il weekend scorso, io ed Andrea e mia mamma siamo stati al convegno di Porte Aperte e lì abbiamo toccato ancora una volta con mano la sofferenza del popolo di cui abbiamo parlato anche stamattina. C'erano degli ospiti, il convegno è stato bellissimo per chi c'è stato tanti anni fa, insomma secondo me ne vale sempre la pena perché fai un full immersion in una comunione fraterna potente, senti parlare di sofferenze, di persecuzione, però tutte queste cose che sono molto forti edificano, non so come spiegarvi, fa vedere veramente la potenza e la mano del Signore su queste persone e io per prima ho tantissimo da imparare e quindi volevo dirvi che abbiamo avuto questa bella esperienza, pensateci il prossimo anno, ve lo continueremo a raccontare e insisteremo perché venite, perché ne vale sempre veramente la pena. E a questo proposito abbiamo, se vi ricordate quando vi abbiamo parlato della World Watch List, abbiamo anche avete pescato dal sacchetto un paese per cui pregare, ognuno di voi ha pescato uno o più paesi, perché poi ne era rimasto qualcuno nel sacchetto, quindi qualcuno ne ha pregato addirittura per due o tre paesi in più. Vorrei sapere chi ha, se è qui in sala, chi ha preso l'Afghanistan? Riccardo, hai vinto. quest'anno il direttore di Porte Aperte ci ha presentato il suo nuovo libro, che è, questo si chiama Figlio di una serva, e parla proprio di un uomo afghano, un credente, cioè un uomo afghano che è diventato credente e che attraverso l'applicazione pratica in ogni momento della sua vita della parola di Dio ha potuto aprire, diciamo così, nella sua casa una chiesa segreta, ha potuto contattare diverse persone e le ha portate a Cristo. Questa è la sua testimonianza, questo libro è stato scritto qualche tempo fa, ma viene alla luce solo adesso perché prima non era possibile, poteva essere molto pericoloso. E quindi qua c'è anche una dedica del direttore di Porte Aperte a chi prenderà questo libro, c'è scritto: per te che ti è toccato in sorte l'Afghanistan, Dio parla anche così. Riccardo, hai vinto il libro. Adesso ci sono gli annunci. Vi ricordiamo la chat di preghiera lunedì mattina dalle 8 alle 9, anche se è attiva sempre, quindi però diciamo il lunedì dalle 8 alle 9 c'è la partenza e poi va avanti tutta la settimana. Per chi è interessato e non fa ancora parte di questo gruppo può chiedere ad Andrea, Giorgia, chiunque comunque qui della chiesa. Il mercoledì sera alle 19 c'è A Spasso con gli Apostoli e si parlerà del capitolo 2 degli Atti, si leggerà il capitolo 2 degli Atti e poi questa settimana qualcuno compie gli anni, non me lo ricordo e quindi volevamo concludere così con un bel applauso anche a Paola, perché anche attraverso di questo si vede proprio quel legame che raccontava prima il fratello, proprio quel legame di popolo unito, il fatto di essere tutti gioiosi e anche di supporto nella gioia uno con l'altro. Quindi ancora buon compleanno e buona domenica a tutti. Grazie.